Buongiorno a tutti di Radio Sai, bentrovati per questa nuova puntata di Osservatorio Antimafia. Con voi, come sempre, Antonella Entrano. Ugo Lombardi. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Ciao Rosario. Rosario. Ciao ragazzi, un caro saluto a tutti quanti, un abbraccio circolare. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di Pianeta Oggi TV.net da Venezia, che ha ancora i suoi problemi tecnici. Ciao Massimo. Sì, saluti a tutti, ciao Antonella. Sì, Sculaccia di questi della Wind, io prima ho detto abbiamo dei problemi tecnici che, di un gestore dovuti a un gestore sì. telefonico che, no, che non è la Telecom, tu hai detto è la Sì, ho Wind, detto sì. chi? Mi dispiace. Purtroppo l'ho detto a spazio aperto, lo ribadisco adesso, con l'avvento dei cellulari si sono formate queste potenti aziende e fanno quello che vogliono, tutto qua, insomma, ecco. Va bene. Quindi purtroppo ci sono dei problemi, non da poco, perché abbiamo la testata che non è aggiornata. Ecco, quello infatti è un grave problema. Va bene, ma riusciamo a sopperire comunque. A brevissimo, Massimo, ti passiamo la linea comunque per i tuoi aggiornamenti e salutiamo i nostri ospiti. Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron. Ciao a tutti, buonasera, buonasera a tutti quanti radioascoltatori. E Andrea Del Zozzo, portavoce delle Agende Rosse Friuli Venezia Giulia. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Buonasera Aaron, buonasera Ugo, Antonella, Massimo, Moreno e chi avesse il coraggio di essere all'ascolto. Considerata l'ora. Allora, passiamo subito la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti e poi torniamo a parlare con Aaron Pettinari e Andrea Del Zozzo, non solo delle manifestazioni che si stanno organizzando, per la commemorazione della strage di Capaci. A te la linea, Massimo, per le ultime news. Sì, grazie Antonella. Molto, molto brevemente, anche perché in queste condizioni si fa fatica a racimolare le notizie, a lavorare, insomma. Quindi abbiamo un aggiornamento delle news. È stata registrata una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6,7 oggi in Ecuador. Comunque non c'è stato allarme tsunami al momento. Da queste poche informazioni che ho raccolto, sembra che non ci siano feriti, quindi meno male. Dunque, l'altra notizia della giornata in primo piano è la morte del grande Lino Toffolo, che purtroppo ci ha lasciato. Lo ricordiamo come un grande regista, un grande personaggio di una, come dire, di una fiction anche, di una commedia anche italiana, ma pulita, corretta, ecco. È stato ricoverato all'ospedale nei giorni scorsi per un problema al polso, sempre una frattura al polso, e dopodiché le condizioni sono peggiorate, sembra che sia morto per infarto. Alcuni anni fa ha avuto delle operazioni al cuore. Queste dunque le notizie di spicco nella giornata di oggi. Non ho altro da dirvi, vi restituisco la linea a te, Antonella. Grazie Massimo, non so se avremo modo e maniera di sentirci per le 20, per le 23, per le ultime notizie. Comunque, ecco, se tu dovessi riuscire a collegarti, noi siamo qui naturalmente. No, Torniamo. guarda, ti dico subito, ti dico, Antonella, ti dico subito, queste sono le due notizie che ho potuto dare. Ci sentiamo la prossima settimana. Anzi, posso dire per coloro che ci seguono, ecco, una importante informazione, coloro che ci seguono dall'alto Adriatico, alle ore 23 circa, 22:50, 23 minuto più minuto meno, sulle frequenze del 690 da Piancavallo di Video Telecarnia ci sarà la seconda parte dello speciale dedicato al quarantennale del terremoto in Friuli. Ascolteremo la testimonianza, anzi le testimonianze molto toccanti di Gilberto e Paola Cossettini di Gemona. Avremo anche una terza parte prossimamente, quindi Video Telecarnia sul 690 tra poco e anche replica al sabato.
Dopodiché questa trasmissione verrà trasmessa anche su Science Web TV. Bene, un saluto alla regia centrale, un saluto a tutti e ai nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo domani per Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, sempre con Gilberto Cosettini. Ricordo alle ore 20:30 dal circuito Science Web Network. Buona trasmissione. Ciao Antonella. Ciao Ciao. Massimo. Bene, Passiamo. Antonella. Antonella, un attimo, una notizia giusto dalla regia. Scusami se prendo la parola. Volevo sempre ricordare che questa diretta va in onda su tutto il circuito Radio Science Network, che è composto da Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgaredda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Visitate i siti di queste web radio perché sono degli interessantissimi aggiornamenti che tutti i giorni. Bene, con questo è tutto, ti ripasso la linea e grazie. Grazie a te Rosario, perché giustamente durante la puntata di Spazio Aperto è stata una mia pecca, non ti ho passato la linea per salutare il condominio di Radio Saiuz e quindi è stato giusto farlo adesso. Me ne scuso con tutti coloro che sono aderenti al nostro condominio. Benissimo, Bene, torniamo, grazie. grazie a te. Torniamo in diretta con Aaron Pettinari e con Andrea Del Zozzo. Dunque, Aaron, attendevamo con impazienza quest'oggi un'importante sentenza, la sentenza del processo Mori. Purtroppo è stata rinviata, pare. Sì, purtroppo dipende dai punti di vista. Chiaramente non sappiamo, non possiamo sapere la corte presieduta da Salvatore Di Vitale, che cosa deciderà appunto la quinta sezione del Tribunale di Palermo. Si sono ritirati in camera di consiglio lunedì mattina attorno alle 11:30, ormai siamo bene oltre. Di fatto i 2 giorni di Camera di Consiglio. Si possono pensare, è molto difficile fare un pronostico di quello che accadrà. Il processo di cui parliamo è quello nei confronti di 2 ufficiali dell'arma, il generale Mario Mori e il colonnello Mauro Binu, accusati del mancato blitz a Mezzojuso nel 1995 per la cattura di Bernardo Provenzano. Un processo che in primo grado li ha visti assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato. Adesso c'è la Procura Generale di Palermo, il Procuratore Generale Roberto Scarpinato, insieme al sostituto Luigi Patronaggio, alla fine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per Mori e 3 anni e 6 mesi per Ovinu. Bisogna vedere la novità rispetto al primo grado è che rispetto al primo grado è stata esclusa da parte della Procura Generale l'aggravante dell'articolo 7, cioè ovvero l'aggravante per aver favorito Cosa Nostra, ed è anche caduta l'aggravante dell'articolo 61,2 che di fatto fa riferimento al processo Bagarella più altri, noto anche come quello sulla trattativa Stato-mafia. Nonostante queste due aggravanti cadute, restano quelle chiaramente il favoreggiamento personale con l'aggravante che aver commesso il fatto sono comunque ufficiali di polizia giudiziaria. Per questo, rispetto ai 9 anni che erano stati chiesti in primo grado, ne sono stati chiesti solamente 4 per Mori. E probabilmente anche per questo motivo che insomma, la nuova corte si sta prendendo il giusto tempo per esaminare comunque un episodio, un fatto, esaminare le carte, rivedere anche tutti quei documenti che sono stati presentati sia dall'accusa che dalla difesa e quindi decidere se effettivamente i 2 ufficiali dell'arma hanno favorito Bernardo Provenzano e i suoi sodali. Nella precedente trasmissione, Aaron e Andrea, abbiamo avuto come ospiti Giorgio Bongiovanni, il direttore di Antimafia 2000, col quale purtroppo però la comunicazione si è interrotta abbastanza
di netto, diciamo, e non siamo più riusciti a recuperarla, è il dottor Michele Di Cillo, fratello di Rocco, una delle vittime della strage di Capaci. E ricordiamo che a causa di quella strage sono morti oltre a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, che facevano parte della scorta, mentre sono riusciti a sopravvivere gli agenti di polizia Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. È stata una trasmissione che, insomma, perlomeno per noi, ha lasciato abbastanza il segno, perché parlare con uno dei parenti delle vittime di una tragedia come questa ci ha fatto capire ancora di più quanto non ci sia differenza tra Rocco e suo fratello Michele, perché comunque tutta la famiglia rimane segnata in eterno da questo tragico evento. Ora, ripropongo a voi la stessa domanda che abbiamo fatto al dottor Di Cillo e a Giorgio Bongiovanni, cioè che cosa ha rappresentato per voi la strage di Capaci nella vita di questo paese, per questo paese, sia da un punto di vista personale come cittadini che come professionisti nel tuo caso, Aaron? Chiaramente nel 1992 io il ricordo che ho è che ero molto piccolo, avevo 8 anni, appena 8 anni, quindi delle stragi ho solamente memoria di flash. Poi questi flash sono ritornati nella mia mente all'età di 18 anni, quando in occasione di una delle conferenze di Antimafia 2000, proprio in occasione degli anniversari della strage di Falcone, mi sono trovato a venire qui a Palermo insieme a Lorenzo Baldo, a Giorgio Bongiovanni, e insieme a loro avere l'opportunità di seguirli durante un'inchiesta giornalistica e rivedere quelle immagini presso la sede dei Vigili del Fuoco, quelle immagini, molte delle quali non sono neanche state mostrate in televisione. Non tutte perlomeno sono finite nei nostri TG, quindi erano quelle proprio dei Vigili del Fuoco, fatte dai Vigili del Fuoco, sia Capaci che in Via D'Amelio, sempre in quel disgraziato 1992, ha lasciato un segno personale profondo, perché comunque sono immagini che ti impattano. La strage di Capaci è una strage efferata in cui si manifesta in tutta la sua forza Cosa Nostra, ed erano scenari di guerra con un'autostrada completamente dilaniata dal tritolo, dall'esplosivo utilizzato. Lo stesso, scene terribili sono quelle della strage di Via D'Amelio, scene che ti sono che rimangono dentro una volta che le vedi e che non puoi in qualche maniera non puoi mai, appunto, non puoi mai dimenticare. Tempo dopo ho iniziato questa professione e iniziando a lavorare con Antimafia 2000 ho sposato quest'idea che comunque questo giornale per cui questo giornale nasce, che è quello di trovare la verità, raggiungere la verità, dare il proprio contributo per raggiungere la verità o quantomeno raccontare certi fatti sulle stragi del 92 e del 93, che a mio avviso hanno sicuramente segnato la fine della nostra prima repubblica e hanno portato al sorgere della seconda, ovvero sul sangue di quei magistrati, di quelle vittime innocenti del 92 e del 93, è stata costruita la nostra seconda repubblica. Di questo ne siamo convinti e ci sono degli elementi che fanno pensare anche a coinvolgimenti esterni proprio su queste stragi, sia per quanto riguarda Capaci, sia per quanto riguarda Via D'Amelio, sia per quanto riguarda le stragi in continente del 1993. Su questo ci sono stati già processi in passato, ci sono processi di nuovo oggi che, diversamente da quanto ci vorrebbero far credere certi politici, come in passato ci sono stati presidenti del Consiglio come Berlusconi che dicevano di certi vecchi processi, sono vecchie storie, è inutile portarle avanti queste inchieste. No, non sono vecchie storie, sono storie
di un pezzo importante del nostro paese, e senza conoscere, se non riusciremo mai a conoscere il nostro passato, probabilmente non riusciremo mai a comprendere quello che è il nostro presente e ancor di più il nostro futuro. Tu, Andrea, eri forse un po' più grandino, giusto qualche anno. Che ricordo hai? Sì, ero un pochino più grande di Aaron. Che ricordo? È un ricordo duplice, il ricordo di uno Stato che perde, il ricordo di uno Stato che si genuflette al potere mafioso. E come Aaron vorrei dire un'altra cosa, che come Aaron anch'io, per me la mafia era un qualcosa che, boh, sì, ma è una cosa di siciliani, eccetera, eccetera. Non sono stato colpito dalla morte di Giovanni Falcone e degli altri. No, sono stato colpito dalla morte di Paolo Borsellino 57 giorni dopo. Non dimentichiamo, signori, noi stiamo entrando in quei 57 giorni che sono per noi tragici. Lunedì ricorre l'anniversario della morte di Giovanni Falcone. Ecco, un attimo, dovete scusarmi, ma anche io ho dei sentimenti anch'io. Non dimentichiamo che il 19 luglio, 57 giorni dopo, lo Stato si è proprio genuflesso, si è sceso i pantaloni di fronte a Totò Riina e compagnia bella con la morte di Paolo Borsellino. Quello è stato un momento tragico, perché lì io ero convinto che qualcosa di grave avesse fatto di sbagliato la mafia. Cioè, dico, a questo punto lo Stato non può non reagire. La mafia non può averla vinta. Cioè, si parla di uno Stato, anche se prima Repubblica, mezza Repubblica, avevamo l'ADC, tutto quello che voi volete, ma in quel momento avevamo uno Stato. In quel momento c'erano dei cittadini che erano scesi in piazza. Ricordiamoci il grido disperato dei cittadini di Palermo, che ai funerali a momenti picchiano il Presidente della Repubblica. Non dimentichiamole mai queste cose. Non dimentichiamo il pianto anche della povera Schifani, della moglie di Schifani. Io vi perdono, ma inginocchiatevi, eccetera, eccetera, che dovrebbe essere un po' il nostro cavallo di battaglia. Ma soprattutto, dicevo, soprattutto dopo il 19 luglio, io ero convinto che lo Stato non potesse cedere le armi, cedere il passo, come si vuol dire, a dei mafiosi. Ahimè, dopo 24 anni siamo ancora qui a dire lo Stato ha ceduto, non solo ha ceduto il passo, gli hanno dato anche le migliori poltrone. Ecco, è tutto qui. È un pensiero di smarrimento, Un po' come di resa. quello che condivise Antonino Caponnetto quando, preso dalla disperazione, disse: è finito tutto. Antonella, tu paragoni il mio pensiero a quello di un grande uomo, io ti ringrazio, non sono degno di No, essere, parlo di del essere, sentimento, no, Andrea, parlo. non sono in grado di essere. Ma io, scusa Andrea, ti Dimmi. interrompo perché vorrei. Ti ringrazio di No, ciò. no, voglio soltanto così raccontare anche quella che è stata. Io avevo più o meno la possibilità di comprendere, essendo più adulto, e tentavo di capire quello che stava succedendo. Le notizie relative alla prima tragedia, naturalmente vennero occuparono gli spazi dei telegiornali, e quindi fu un colpo basso per tutti. Ma quello che è rimasto impresso, non solo allora, ma anche ora, è l'indifferenza, la tonicità, il fermo delle strutture. Tu dici lo Stato, non so se quello può definirsi Stato. Il fermo, la bulia, l'indifferenza nei confronti di un altro magistrato che rischiava di essere colpito, e sembrava quasi che fosse inevitabile che avvenisse il secondo evento tragico. Io lo ricordo in questo modo, cioè io mi chiedevo: ma come può essere che non fanno nulla per evitare che avvenga questo? Infatti l'inevitabile era nell'aria. Io ricordo soltanto che era nell'aria che avvenisse questo, ed è avvenuto, come se nessuno si fosse opposto a questa ennesima porcheria, a questa tragedia. Quindi io, dici bene tu, il secondo episodio magari è rimasto più impresso del primo, ma è rimasto impresso perché, ripeto, io ricordo il fermo di quelle che avrebbero dovuto essere le istituzioni per bloccare un inizio tragico. Questo è quello che Sì. ti posso raccontare, insomma. Se vale anche la testimonianza di chi magari cercava di capire qualcosa avendo un'età più adulta.
E poi ecco, le percezioni forse, sono rapporto, forse Ugo, in quei tempi io e te avevamo due accessi a notizie diverse, avevamo due problemi diversi di vita e magari non ci occupavamo tutte e due di queste cose. Io mi sono cominciato ad occupare di Accende Rosse da circa 8 anni, da quando ho avuto l'onore, perché qui parlo proprio di onore, di conoscere l'ingegner Borsellino. È stato un po' quel colpo di frusta che mi serviva per decidermi a combattere questo schifo che ci circonda. In quel momento lì, nel 92, io vivevo nelle Marche, in un paesino molto noto ad Aron, ero a Sant'Elpidio a Mare, Aronne, e mi divertivo, cioè la mia vita era lavorare, tornare a casa, fare del volontariato con la Croce Azzurra in quel periodo, e poi non mi poteva, come si dice volgarmente, non mi poteva interessare null'altro. Ci è voluta appunto la seconda strage, che un attimo dico, ma cioè, qui c'è qualcosa che non quadra, e allora a quel punto ho cominciato a maturare quel sentimento che però ecco è scoppiato quando ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Salvatore Borsellino, l'ingegnere Borsellino, che allora mi si è aperto il mondo, e da quel momento guai a chi tenta di chiudermelo, ecco, tutto qui. Per il resto solo rammarico, perché oggi tra l'altro abbiamo dimenticato, ma siamo presi da 100 milioni di notizie, che oggi sarebbe stato il 77° compleanno di Giovanni Falcone. Permettetemi, Giovanni, un augurio di buone cose ovunque tu sei. È banale, però bisogna ricordare i nostri non eroi, i nostri morti, come giustamente anche ho sentito la settimana scorsa. Non definiamoli eroi, perché erano solamente delle persone che volevano fare il loro lavoro, e oggi, nel mondo di oggi, in questo stadio, in questa situazione, chi fa il suo lavoro non è un eroe, è un uomo retto, punto. Nella precedente trasmissione, quella delle 18:30, sì, cui facevamo riferimento prima, facevo un'osservazione relativa alla provenienza degli uomini della scorta, e sì, purtroppo sì, quelli che sono morti, quelli che sono stati più fortunati sono sopravvissuti. Scorrendo sì, i nomi e i cognomi ho constatato che sono tutti, credo, di provenienza meridionale. Se mi permetti vorrei anche darvi una bella notizia, ahimè, non è una notizia, non è lo Schifani, Vito Schifani, ha frequentato la scuola di addestramento polizia di Trieste. Certo. Ecco, e la stessa scuola che poi è stata frequentata in periodo diverso dalla Emanuela Loi. E non so se Aaron, se è stato detto poco prima, io nel pomeriggio ero impegnato in un'altra cosa che poi vi racconterò e non ho potuto seguire la trasmissione dell'amico Giorgio. E si è parlato poc'anzi di un certo processo verso due generali dell'Arma dei Carabinieri. Ecco, lo sapete dove sono nati questi due? È una parentesi, è una cultura, l'attimo di cultura generale. Il generale Mario Mori è nato a Postumia, provincia di Trieste. In quel tempo Postumia era italiana, perché è nato nel 34-35, adesso l'anno preciso non me lo ricordo. L'altro imputato, Ovinu, è nato a Palmanova del Friuli, che notoriamente non è provincia di Trapani. Palmanova del Friuli è quella città da dove domani partirà, no, domani, postdomani, parte il Giro d'Italia, Perla del Friuli e quant'altro. Quindi città fortezza, come giustamente mi sta facendo notare mia moglie qui dietro, che vi saluta. Quindi il problema delle mafie, il problema è un problema che non è solo siciliano. Attenzione Ugo, non cadiamo in questo tranello. Parlavo della scorta, Andrea, ma anche le scorte. Allora, quando io ad ottobre scorso, adesso il giorno non lo ricordo, sono stato piacevolmente vicino al dottor Di Matteo, che vorrei salutare sperando che ci sta ascoltando, ho scoperto che la scorta del dottor Di Matteo è fatta da uomini, uno è di Trieste. Ecco, e tant'è che mia moglie friulana parlava in friulano con questa persona, quindi ecco, triestino, friulano, eccetera eccetera. Quindi anche le scorte, cioè, ragazzi, questi sono uomini italiani che rispettano la legge italiana. Il codice civile non è che a Udine dice una cosa, a Palermo ne dice un'altra. L'articolo 10 del codice civile dice la stessa cosa a Udine come a Bari, come a Palermo. Il bello è che queste persone a Palermo pretendono che venga rispettato questo codice,
Poi ringraziamo anche amici come Aaron che hanno il coraggio di scrivere delle cose. Vi faccio una domanda, sto un po' uscendo dal tema, ma purtroppo siamo in tema. Sapete di quell'impresa friulana sequestrata per droga? Per mafia, chiedo scusa, per mafia, non per droga, per mafia? È un'impresa di Budoia, Budoia provincia di Pordenone, non provincia di Trapani. Beh, ma indubbiamente la geografia e soprattutto il raggio d'azione della mafia e dei sistemi criminali integrati in genere comunque si è molto allargata. Ormai negli anni abbiamo assistito ad una evoluzione e ad una vera e propria trasformazione tanto nei metodi quanto nelle aree di interesse. Ormai parliamo certamente di... tant'è che nel 1989, se non ricordo male, nel 1989 l'allora capitano dei carabinieri De Donno, quello stesso De Donno che adesso è inquisito per i casini che sono stati creati lì a Milano con l'Expo, De Donno fece un rapporto chiamato Mafia e Appalti, e in quel rapporto si parlava chiaramente di una grossissima azienda friulana ingiugiata con la mafia nel 1989. Rapporto del donno. Sì, infatti, ecco, questo quindi... è stato un problema, o meglio, è stato un metodo che Falcone e Borsellino avevano ben intuito. Difatti, il loro modo, Aaron, correggimi se sbaglio naturalmente, il loro modo di indagare è stato diverso, è stato un modo che ha consentito comunque di andare a toccare il nervo scoperto, cioè quelle dinamiche, quegli interessi che ai più sfuggivano, perché la mafia è sempre stata vista come una questione prettamente territoriale. Invece l'intuito di Falcone, di Borsellino e anche di Chinnici, non dimentichiamocelo, è stato proprio quello di capire che un po' come accadde come Al Capone, no? Che comunque il modo migliore per attaccare era seguire la linea del denaro. Aaron, ci sono stati diversi processi, diverse condanne. Non abbiamo certo la sensazione che sia stata fatta giustizia, né che si sia compreso fino in fondo chi c'era dietro quelle stragi. Non parlo solo di quella di Capaci, ma anche di quella di Via D'Amelio, delle stragi del 93, Via dei Giorgofili, eccetera. Abbiamo capito che la mafia è tanto cambiata nel metodo e nelle aree di interesse. Allora chiedo a te, Aaron, e poi ad Andrea, quali sono oggi i percorsi, gli strumenti che dovrebbero essere utilizzati per rendere davvero efficace l'azione di contrasto nei confronti della mafia e dei sistemi criminali integrati in genere? Ma il problema è più ampio per il semplice fatto che mafia e corruzione oggi sono due facce della stessa medaglia. Il problema è che il rapporto tra mafia e politica si è capovolto fino al punto che non è più la mafia che per fare affari cerca la politica, ma è la politica che cerca la mafia per avere voti. È più grave dal punto di vista che i mafiosi sono entrati fino a dentro il Parlamento, soggetti mafiosi abbiamo avuto in Parlamento, ricordiamolo sempre, un condannato per concorso esterno come Marcello Dell'Utri che era il braccio destro di Silvio Berlusconi, e nessuno si è mai scandalizzato di questo fatto, che Silvio Berlusconi avesse come suo braccio destro e fondatore di Forza Italia un condannato per mafia, inizialmente un indagato e poi un condannato. Nessuno ha mai detto nulla, e questo è il problema più grande, che la politica non ha mai scelto, né la politica né l'imprenditoria, mi viene anche da dire, ha mai scelto di fare pulizia dal proprio interno nel momento in cui ne aveva veramente la possibilità. Perché per quanto riguarda i rapporti economici, diciamo che prima il problema era che investigativamente parlando non si faceva attenzione magari a determinate cose, perché gli investimenti, la mafia è sempre stata una, se vogliamo, ha sempre anticipato i tempi. Negli anni 70 Cosa Nostra investiva su Milano, proprio anche tramite la famiglia Berlusconi, questo ce lo raccontano collaboratori di giustizia, tramite Marcello Dell'Utri,
per avvicinare la famiglia Berlusconi, per avvicinare insomma gli interessi nelle costruzioni nel nord Italia, come oggi la 'Ndrangheta investe per l'Expo. Penso anche ad altri tipi di affari. C'erano, se non erro, il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, o forse qualcun altro, ma credo Gaspare Mutolo, in un'intervista che gli avevamo fatto, mi ricordo che ci disse candidamente che loro già sapevano per tempo della caduta del muro di Berlino, e quindi già avevano capito che si poteva e si doveva investire nell'Europa dell'Est. Quindi questo è il potere delle mafie. Falcone, Borsellino, Chinnici, Caponnetto e anche altri magistrati dopo, perché comunque anche altri magistrati poi dopo hanno raccolto questo testimone da loro lasciato, hanno capito, come dicevi giustamente tu prima, che la via dei soldi era quella da seguire. Ora ci vuole però che la politica doti la magistratura delle giuste armi per far fronte a determinate situazioni, proprio perché la mafia e corruzione, la mafia non è solamente quella della coppola e della lupara, la mafia è diventata finanza, la mafia è diventata politica, la mafia veste i vestiti buoni ed entra nei salotti buoni della nostra società. Se noi vogliamo risolvere quindi questo problema, ecco che dobbiamo innanzitutto accettare proprio questo fatto, ovvero che mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia, e i fenomeni di corruzione che ci sono all'interno delle pubbliche amministrazioni, all'interno della politica, all'interno, devono essere affrontati tali e quali al sistema di lotta contro le criminalità organizzate. Questa è l'unica via possibile, probabilmente, per cercare di risalire da questo dramma che viviamo quotidianamente. Andrea? Sì, no, non l'avevo sentito, dimmi Antonella, scusami. No, ti chiedevo la tua risposta, la tua opinione. La mia opinione è semplicissima: il buon Aaron mi ha bruciato, nel senso che ha detto in migliori parole qual è il mio pensiero, anche se vorrei aggiungere un piccolo dettaglio, forse Aaron non ha avuto il tempo di approfondirlo. La lotta alla mafia è giusto che sia fatta dai magistrati, dalle forze dell'ordine, dalla politica che deve fare, eccetera 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 eccetera, ma i primi a fare la lotta alla mafia dobbiamo essere noi. I migliori e più potenti controllori di noi stessi siamo noi. Siamo noi che vediamo che il signor Tizio, che è arrivato da un paese che non si sa dove, con le cosiddette pezze sul fondo schiena, il giorno dopo va in giro con un Ferrari. Siamo noi che stiamo sul territorio. I carabinieri, per quanto si vogliono ammazzare di lavoro, la polizia per quanto lavoro possa fare, ma siamo noi. Quindi dobbiamo prima di tutto, credo, prendere coscienza noi, uomini e donne, educati, civili, comunisti, tutto quello che voi volete, ma noi uomini e donne di questo nostro paese dobbiamo prendere coscienza di ciò e dobbiamo dire: vogliamo continuare in questa situazione dove la mafia, è vero, non ammazza più, ma è anche vero che oggi la mafia non ha bisogno di uccidere. Oggi la mafia compra le aziende e ti lascia senza lavoro, ti ha ammazzato in maniera legale. Se a noi sta bene, benissimo, continuiamo a fare disoccupati, continuiamo ad andare dietro alle mode effimere. Se invece a noi non sta bene, che i nostri nipoti, attenzione, i nostri nipoti, non i nostri figli, i nostri nipoti vivono in una situazione che vorrei definire, ma con un termine che non è molto corretto in radio, avete capito come vorrei definirla, negli escrementi. Se vogliamo che i nostri nipoti vivano negli escrementi, benissimo, allora possiamo anche sederci sul divano e vedere la partita su Sky. Se invece non ci sta bene e se invece vogliamo cambiare qualcosa, siamo noi che per primi dobbiamo dare
una direttiva a chi poi deve fare le leggi, a chi poi queste leggi le deve far rispettare, e quindi alle forze dell'ordine e a tutti gli altri. A tal proposito io vorrei spezzare appunto una lancia a favore di alcuni ragazzi, sono di un movimento politico nuovo, sono i ragazzi di 5 Stelle, mi dispiace dirlo, lo so che in trasmissione non è corretto, siamo anche in clima elettorale, ma quando bisogna dire bravo, bisogna dire bravo. E qui in Regione Friuli Venezia Giulia è stata presentata il 5 novembre scorso, il 5 novembre del 2015, il 5 novembre scorso è stata presentata una proposta di legge numero 121, norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso. Ebbene signori, io posso dirlo ufficialmente, fino a questo momento, oggi è il 18 maggio del 2016, la Regione Friuli Venezia Giulia, nonostante l'accenno che avevo fatto prima su Mario Binnu, Vito Schifani, non ha ancora un osservatorio contro, sulle mafie, nonostante che qui in Regione Friuli Venezia Giulia avevamo un colonnello del KGB che vendeva armi nucleari, nonostante che qui abbiamo avuto investimenti di Felicetto Maniero, chiedo scusa, del dottor Luca Mori, che è la stessa persona per chi non lo sa, detto tra parentesi, nonostante questa è una regione di transito, nonostante questa è una regione dove mi vanno a sequestrare dei cuccioli di cane, non pensate, perché se passano i cuccioli di cane può passare, che ne so, tritolo, droga, traffici d'armi, chi più ne ha più ne metta, chi più ne ha più ne metta. No, ci fossilizziamo che hanno sequestrato 40 cuccioli di cane, tutti quanti a piangere, a correre dalla guardia di finanza di Tarvisio o di Tolmezzo, dove cavolo l'hanno portato questi cani, ad adottare un cucciolino mezzo malato, tra le altre cose, che proviene da un paese dell'est, sì, dall'Ungheria. Cioè signori cari, passano i cani, ah ma no, ma qui la droga non passa, ah no, qui non abbiamo traffici di organi, traffici di esseri umani, traffici d'armi. Peccato che Maniero trafficava in carri armati con l'Austria, e non mi risulta che l'Austria confini con la Croazia, a meno che non si passi in Italia. E quindi Andrea, verrà istituito questo osservatorio antimafia? Sì. Quali strumenti a disposizione? Allora, la cosa potrà fare? Allora, la dicitura precisa è osservatorio sulla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso. La legge è la 121 2015, disponibile sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia per chi la volesse andare a leggere, è abbastanza corta, sono 15 articoli. Niente, praticamente questi qui prendono il vecchio osservatorio che c'era su una specie di legalità, un osservatorio, e lo trasformano in un osservatorio regionale antimafia, incaricato di raccogliere dati e informazioni utili da condividere con altre regioni, province autonome, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'articolo 2,A. E poi ha il dovere di andare a controllare le disposizioni in materia di misure di prevenzione, può raccogliere tutte le informazioni, i dati ai fini utili della valutazione, della trasparenza, della legalità, eccetera, 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 eccetera. Praticamente è meglio di niente, come dico io. È comunque un primo segnale, insomma, sì, è un segnale che una certa sensibilità, una certa attenzione, che non si può parlare di sensibilità, una certa attenzione rispetto a un fenomeno, sì, che sì. Sì, sì, assolutamente. Infatti io sono felice di questo, di questa possibilità. Magari, spero che, magari fosse stata ieri, come ho già detto io in commissione, perché siamo stati chiamati in commissione per dare un parere. Il mio parere è stato, signori, dovevamo farla 10 anni fa. Ecco. Non so come mi ascoltate, perché io ho un ritorno strano qui. Antonella, aspettiamo un attimo. Antonella, ci sei? Sì, in effetti anche a noi non ti consiglio. Sì. Non so se... perché... mi sono accorto adesso che ho un ritorno strano in cuffia, non so sì, se sì. Dipenda da me. No. Antonella, vai un attimo. Sì. Mi senti, Rosario? Mi stai arrivando a scatti. Sì, confermo. Arriviamo a scatti? Sì, perché il ritorno viene da te. Cerchiamo adesso di fare qualcosa, come al solito si è arrivata una certa ora. sì, è arrivata a quest'ora, guarda, non si sfugge, è così. Sì. Spero vada meglio adesso. Sì, va meglio, sì, sì. Vai.
si va meglio. Però c'è sempre il ritorno della mia voce. Rosario, ho cercato di allontanare il più possibile il microfono dalle casse del computer. Va bene, vai. Cerchiamo di fare quello che possiamo. Certo, insomma. Certo, vai. Volevi dire qualcosa? Quello che viviamo adesso, tra l'altro, quindi questa è un'iniziativa molto importante che comunque nasce in un momento come questo dove i giudici sembra quasi stiano, i giudici naturalmente impegnati in inchieste relative a, appunto all'attività mafiosa, stanno un po' rivivendo quello che è accaduto proprio a Falcone e Borsellino, cioè parliamo di quel famoso isolamento nel quale per esempio si ritrova il giudice Antonino Di Matteo. Però Aaron, è proprio a tua firma un articolo che segnalo ai nostri ascoltatori, è un articolo molto interessante e molto appassionato, devo dire, Aaron, pubblicato appunto su Antimafia 2000, relativo alla polemica, l'ennesima, che si è scatenata tra Luciano Violante e Scarpinato. Un'intervista rilasciata da Scarpinato sulla Repubblica è stata completamente stravolta, si può dire, Aaron, no? Dalle opinioni di Luciano Violante. Beh, diciamo che il problema è stato che Violante si è fermato, evidentemente se ha letto l'intervista ha dimostrato di non averla letta, perché si è fermato al titolo, quindi fa l'errore che fa, diciamo, l'80% forse degli italiani, molto spesso non legge l'articolo e si ferma ai titoli. Questo chi fa informazione lo sa bene, e proprio qualche collega di Repubblica, non chiaramente l'autrice dell'intervista, perché so come sono le regole all'interno dei giornali, e in genere i titoli li fanno i titolisti, non li fanno certo gli autori degli articoli, li fanno chi sta in redazione. E diciamo che il titolo che era stato messo su Repubblica era Roberto Scarpinato, due punti, aperte virgolette, compito delle toghe vigilare sui politici, noi fedeli alla carta più che alla legge. Un titolo che, messo così, può sembrare come che il procuratore generale di Palermo abbia voluto sferrare un duro attacco nei confronti della politica, e quindi rinvigorire tutto quanto quel vagone di polemiche che da qualche tempo a questa parte sono in continuo crescendo. Così non è stato, semplicemente Scarpinato ha detto la sua sul referendum, e forse è proprio questo il motivo per cui certi politici, la politica in questo momento, soprattutto l'ala renziana, quella l'ala di governo, diciamo, vorrebbe che vengano fatte le riforme costituzionali, a cominciare dalla nuova legge elettorale dell'Italicum. Scarpinato, come altri magistrati, ritiene invece di poter dire la sua e di poter intervenire nel dibattito pubblico, perché proprio per il semplice motivo che è compito del magistrato essere fedeli della Costituzione, e quindi intervenire nel dibattito nel momento in cui la Costituzione è su quella che loro giurano viene messa a rischio da idee di legge differenti, tanto che ha detto proprio questo nell'intervista, che i magistrati devono sottoporre appunto al vaglio della Consulta quelle leggi che sono sospette di incostituzionalità, e l'Italicum è una legge che è sospetta di incostituzionalità. Diciamo quindi che da questo concetto è partita una campagna denigratoria nei confronti denigratoria. Io forse una frase troppo forte, forse anche no. Io credo che in questo momento una certa politica, una certa certi organi di informazione mirano proprio a attaccare continuamente tutte quante quelle persone che non si allineano al pensiero unico. È stato così quando a parlare è stato il presidente dell'ANM Davigo, è stato così quando a parlare è stato Pier Giorgio Morosini, prima ancora Antonino Di Matteo. Per esempio, penso all'episodio di qualche settimana fa, quando in una mail interna all'interno del tribunale Di Matteo
sollevava una questione tra giudici, semplicemente dicendo se era opportuno o meno far intervenire a un convegno di formazione di magistrati e avvocati il giurista Giovanni Fiandaca, giurista che si sa è particolarmente critico nei confronti di un processo che si svolge all'interno del Tribunale di Palermo. È questo che metteva in luce Antonino Di Matteo, e tutti quanti hanno subito approfittato per dire che lui era un fascista l'hanno tacciato di censurare Giovanni Fiandaca. Non era assolutamente questo l'intervento che aveva fatto Nino Di Matteo. Lo stesso è capitato ora con Roberto Scarpinato, che si stravolgono le parole dandogli un senso diverso da quello che il magistrato in questo caso voleva dare. La stessa cosa che è capitata appunto a Davigo, ma del resto viviamo un tempo in cui appunto vige il pensiero unico: bisogna essere allineati oppure è meglio cercano di infangarti e di farti stare zitto, o peggio farti stare zitto. Questa è la verità dal mio punto di vista, o perlomeno quello che ho letto in questi giorni, e credo che appunto basta leggere le cronache per farsi questa idea. È anche un momento molto difficile per l'antimafia, perché purtroppo arrivano notizie sempre più scoraggianti, sempre più difficili da sostenere moralmente, e vengono recepite comunque da una cittadinanza che è duramente messa alla prova e giunge quasi allo scoramento più totale di fronte a certe notizie. E come sempre sembra che ci sia qualcheduno che desideri affondare il coltello nella piaga, che desideri screditare tutto e tutti, insomma buttare l'acqua sporca col bambino. Questo naturalmente fa molto comodo. Allora chiedo a te, Aaron, e anche ad Andrea, perché ognuno di noi, come dicevi tu, Andrea, giustamente prima, ha il dovere di svolgere un'azione antimafia praticamente quotidiana. Ma impegnarsi sul fronte dell'antimafia oggi, che cosa significa? Chi inizia dei due? Inizia tu, Aaron, poi conclude Andrea, così ci dà anche informazioni su quelle che sono le manifestazioni organizzate a Gorizia e a Pordenone il 23. Quindi. Sì, vi ringrazio perché sono proprio al telefono per Pordenone. Prego, Aaron, prego. Beh, guarda, Antonella. Grazie Andrea. Per quanto mi riguarda, credo che fare l'antimafia oggi significa innanzitutto avere atteggiamenti di legalità, cioè comunque essere antimafia non deve essere una moda. L'antimafia si fa, come ha detto giustamente Andrea, tutti i giorni, con le azioni di tutti i giorni, con le singole scelte che si fanno tutti i giorni. E la singola scelta che si fa tutti i giorni la fa l'adulto, come il bambino all'interno della scuola, che decide di non essere omertoso quando, per esempio, c'è il bullo di turno che picchia o dà fastidio a un altro compagno, oppure che decide, vede magari appunto qualcuno che ruba la merendina a un altro, o peggio ancora uno spacciatore, qualcuno che spaccia qualcosa dentro e ha il coraggio di denunciare. Ripeto, si fa appunto con le piccole scelte quotidiane, decidere se pagare o meno il parcheggiatore abusivo, oppure decidere o meno rispettare la fila. Questi sono gli atteggiamenti tra virgolette mafiosi. Poi si può salire di livello, perché chiaramente quando si è in luoghi tra virgolette di potere o comunque di impegno istituzionale, le cose diventano ancora più difficili, e quindi uno dice: come ci possiamo orientare di fronte a tutto questo?
Bisogna cercare, io mi rendo conto, i casi che ci sono stati ultimamente all'interno, gli scossoni che ci sono stati all'interno dell'universo antimafia, sono stati colti è stata colta la palla al balzo da parte di certa stampa, sempre da tutti quanti quei demolitori e denigratori che vorrebbero fare appunto di tutto un fascio e buttare tutto a mare. Così non è, così non deve essere, perché non dobbiamo dimenticare comunque che se non esistessero molte associazioni antimafia, quelle che non hanno in mano anche grandi denari o grandi disponibilità economiche o grandi i benefici di Stato, ci sono tantissime associazioni che cercano di fare del bene nei territori e lo fanno semplicemente rimboccandosi le maniche e facendo la loro parte. Tornando, il problema forse che si è creato in tutto questo tempo è che si sono avuti grandi beni confiscati, ci sono state tante economie, si è fatta economia con la confisca dei beni, si è creata dell'economia, questo è quello che è successo in alcuni casi, per fare un esempio. Forse è il momento questo di rivedere come si possano gestire e come si possono assegnare i beni confiscati. Io credo che in questo momento, in base a quello che è successo, penso qui a Palermo con il caso Saguto, sia arrivato il momento di fare una bella riflessione. Con questo non voglio comunque togliere nulla assolutamente alle associazioni che fino adesso, a quelle associazioni che fino adesso hanno, si sono impegnate o hanno avuto un grande peso sopra le loro spalle proprio in questa materia. Penso per esempio all'Associazione Libera, su cui anche sono state rivolte delle critiche. A mio avviso, alcune critiche possono essere giuste, altre sicuramente meno giuste, perché se guardiamo proprio alla storia, associazioni come quelle di Libera sui territori, su certi territori che ci sono qui a Palermo, in Sicilia, fanno un lavoro egregio nelle terre confiscate alla mafia. Quindi, che cosa con questo che voglio dire? Voglio dire comunque tornare a quello che ha detto giustamente prima Andrea, che immagino che dopo ripeterà anche con altre parole, che l'antimafia passa dal comportamento di ognuno di noi, che poi è quello che diceva anche Falcone, che per sconfiggere la mafia non serve l'impegno straordinario di pochi, ma l'impegno ordinario di molti. Prima di lasciare Andrea per la risposta, naturalmente informazioni sulle manifestazioni che ci saranno rispetto a Gorizia e Pordenone, desidero ricordare che a Palermo sarà il 1 maggio 17, si terrà presso la facoltà di giurisprudenza l'incontro intitolato Oltre la mafia. Quando Falcone diceva il dialogo Stato-mafia dimostra chiaramente che Cosa Nostra non è un antistato. Ancora, si continua, Falcone sempre sosteneva che Cosa Nostra non è un antistato, ma piuttosto un'organizzazione parallela che vuole approfittare delle storture dello sviluppo economico. Ti chiedo molto, Aaron, ma brevemente, cosa intendeva dire secondo te Falcone quando affermava che Cosa Nostra non è un antistato? Beh, proprio di fatto è come se sta dipingendo lo stato attuale, che la Cosa Nostra non è un antistato, ma anzi con lo Stato ha a che fare, fa affari, fa trattative, questo è, infatti parla di organizzazione parallela che approfitta di quelle storture dello sviluppo economico e le storture dello sviluppo economico noi le individuiamo in tutti quanti quegli imprenditori, in tutti quanti quei politici, in tutti quanti quegli amministratori della cosa pubblica che scendono quotidianamente a patti con le organizzazioni criminali, una volta per un appalto, una volta per qualcos'altro, ancora. Questo per fare un esempio in breve, cioè di fatto Falcone già all'epoca individuava appunto
l'accordo che c'era tra Cosa Nostra e istituzioni. La trattativa non è un'invenzione di adesso, non è un'invenzione che nasce nel 92-93. In realtà noi dovremmo parlare di quel periodo come una rinegoziazione degli accordi. È stato più quello che altro, insomma, ha voluto dire con parole, diciamo, magari poco immediate, quello che poi effettivamente era una realtà a lui e a Borsellino sicuramente nota e sicuramente molto molto chiara. Ma se allora i tempi non erano maturi, vuoi per un discorso strettamente culturale, nel senso che ancora non si era pronti ad accettare che lo Stato potesse scendere a compromessi con la mafia, è cambiato qualcosa oggi? Voi intravedete qualcosa di diverso, per cui è un'idea che potrebbe risultare più accettabile e quindi anche più contrastabile? Non c'è nulla di non cambiato, tutto è cambiato perché tutto resta uguale, cara Antonella. Ieri si trattava di salvare la vita a qualche politico, secondo Mancini, eccetera eccetera. Oggi si tratta di salvare la vita a tutti gli italiani. Si è trattato nel 92, come giustamente bene prima accennato Aaron, e questa trattativa non si è mai interrotta, perché quando si fanno determinati accordi, giorno per giorno, ora dopo ora, questi accordi vengono ricontrollati, rifatti, rimessi a posto, togliamo qui, mettiamo là, sì no, sì no, sì no. Quindi secondo me la trattativa c'è sempre stata, forse anche da Portella della Ginestra, forse anche dal momento in cui Garibaldi sbarcò con i 1000 a Marsala, forse anche prima, non lo so, adesso non mi date questo potere. Per me la trattativa c'è sempre stata e ci sarà ancora, fino a che noi non avremo finalmente preso coscienza che, come mi avete ricordato voi, diceva Falcone, la lotta alla mafia la dobbiamo fare noi. Proprio per farla noi, e qui vorrei rispondere, spezzare una lancia rispondendo anche ad Aaron, permettetemelo, ci sono diverse associazioni, io rappresento indegnamente, perché è un'associazione molto più grande di me, molto più grande di quello che non si pensa, rappresento le Agende Rosse. Io lunedì prossimo sarò in piazza, in Corso Verdi a Gorizia, così se qualcuno vuole venire a trovarci saremo in Corso Verdi all'isola pedonale di Gorizia, e per essere lì dalle 16 alle 19 circa io ho pagato 36 euro, 32 euro di marche da bollo e 4 euro di tasse di concessione, perché occupo 9 metri quadrati con il banchetto. Queste cifre e questi documenti sono a disposizione di chi li vuol vedere, ho gli originali qui in casa. Noi come Agende Rosse paghiamo tutto, ci paghiamo le agende che poi regaliamo al prefetto, che regaliamo al sindaco, che regaliamo ai bambini. Devo anzi ringraziare, ti ringrazio Aaron, che poi sarai così gentile da girare queste mie misere parole anche all'amico Giorgio, che non ho potuto sentire oggi perché ero impegnato in una riunione. Ringrazio Antimafia 2000 per avermi dato l'uso di alcuni suoi testi, vecchi testi che avete voi in cantina, Aaron, tanto per capirci, che però molti non sanno nemmeno che esiste Antimafia 2000. Figuriamoci poi a parlare un discorso di un Lorenzo Baldo che scrive libri, di un Aaron Bettinari che va a sentire processi, un Giorgio, qui siamo proprio all'apoteosi. E ecco, noi lavoriamo così, non abbiamo non siamo Ollus. Paghiamo tutto quello che facciamo, gli striscioni ce li siamo pagati da soli, quelle magliette con la scritta scorta civica, io ho pagato la mia maglietta, non vi dico il prezzo perché probabilmente vi mettete a ridere, ma chiamate l'amico Alfredo Russo di Palermo, che tu sicuramente conoscerai, Aaron, e Alfredo sa perfettamente che io gli ho fatto un bonifico per pagare quelle magliette. Le felpe scorta civica, quelle blu, molto carine e molto calde, nonostante viviamo qui in Friuli dove il caldo è un po', le ho comprate a Roma pagandole contanti. Quindi ecco, non vendiamo portacenere, non vendiamo magliettine, quello che facciamo lo facciamo con i nostri soldi, le nostre misere risorse. Le nostre misere risorse. Misere risorse economiche, ma mi permetto di dire per tutti i gruppi delle Agende Rosse d'Italia, perché oggi parliamo
con te, Andrea, che sei in Friuli Venezia Giulia, ma non dimentichiamo che tanti sono i gruppi delle Agende Rosse in Italia, decisamente attivi, pronti, sempre presenti sul territorio. E questo si ricollega al discorso che facevi tu, Aaron, rispetto alla realtà delle associazioni presenti sul territorio nazionale. Forse sono quelle che ancora reggono la vera azione antimafia. Tornando alle manifestazioni di commemorazione, quindi Aaron, ci sarà questa sabato 21 alla facoltà di giurisprudenza. Interverranno quindi Antonino Di Matteo, il sostituto procuratore di Palermo, Giuseppe Lombardo, sostituto procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Lo Bianco, giornalista del Fatto Quotidiano, e Giorgio Bongiovanni, il direttore della rivista Antimafia 2000. Ci sarà Anna Petrozzi a moderare l'incontro e Brizio Montinaro, fratello di Antonio, il magistrato Leonardo Guarnotta e Riccardo Lobue, presidente di, contrariamente, una delle associazioni che appunto si è organizzata si è preoccupata dell'organizzazione dell'evento, daranno i loro saluti iniziali. Oltre la mafia, Aaron, perché la scelta di questo titolo? Beh, diciamo che rilanciamo l'idea che accanto alla mafia c'è qualcosa che è oltre la mafia, c'è qualcosa oltre la mafia dietro le stragi, c'è qualcosa oltre la mafia nella gestione del potere criminale ed economico del nostro paese. E anche politico, c'è quello che noi oggi possiamo chiamare il sistema criminale integrato. Di questo parleremo nella conferenza del 21 maggio alla Facoltà di Giurisprudenza, ricordando anche ovviamente Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, tutti quanti i ragazzi delle scorte, partendo da un concetto che, come abbiamo detto prima, era lo stesso Falcone che aveva già a suo tempo individuato. E che aveva anche ribadito quando parlava di menti raffinatissime immediatamente dopo l'episodio del fallito attentato alla Daura. E Ricordiamo, quelle Aaron. menti raffinatissime che oggi rivediamo noi dietro al progetto di attentato al magistrato Nino Di Matteo. Esattamente, ricordiamo che l'ingresso è libero naturalmente e che per chi non potesse essere presente fisicamente a Palermo, la conferenza sarà trasmessa in diretta streaming e il link per il collegamento lo trovate sul sito di antimafia2000.com dove è ben evidenziato il banner relativo. Mentre Andrea, dicevi che il 23 maggio ci sarà un presidio a Gorizia, Sì, invece il 21 a io. Pordenone ci sarà una fiaccolata che partirà dal Tribunale. Sì, allora noi qui in Friuli non possiamo avere il piacere di incontrare il dottor Di Matteo, il dottor Guarnotta, il dottor Caselli tutti i santi giorni e quindi dobbiamo, apro virgolette, arrangiarci. Chiudo la parola virgolettata, vada a capo. Non potendo muoverci per andare tutti quanti a Palermo a seguire una conferenza sicuramente importante, sicuramente interessante, abbiamo pensato di voler ricordare anche noi, nel nostro piccolo qui, nel nord Italia, in questa regione sperduta tra le montagne e quant'altro, abbiamo voluto ricordare Giovanni Falcone con una processione, con un corteo che ormai è diventato un classico. Sarebbe il secondo anno di seguito che il 23 maggio facciamo una fiaccolata a Pordenone. Appunto, non ho potuto seguire la trasmissione delle 18:30 perché ero in riunione con dei ragazzi di Pordenone che stanno cercando un attimo come fare, come non fare e quant'altro. E prima, però, nel pomeriggio saremo a Gorizia dove appunto cercheremo di spargere il verbo della legalità. Ecco, poi se esce fuori qualcos'altro, non lo so. Posso darvi però un'altra notizia se volete, così rubo un attimo il lavoro al buon Bonella. Mentre ascoltavo i vostri interventi, soprattutto quello di Aaron, mi è arrivato un SMS, dice vai a guardare la Nuova Venezia a Mestre, di Mestre, dico, boh, dico, un giornale locale,
e alla pagina interna c'è una notizia che dico solo: un parco giochi nell'ex giardino di Felicetto Maniero a Campolongo, nel giardino della villa, cioè nel giardino dell'ex villa del boss della Mara Maniero, arriva il Recycle Game, che unisce progettazione partecipata, design, lavoro artigianale, riciclo e materiale di scarti. Vorrei, più tardi leggerò l'articolo, ma mi sembra, almeno dal primo titolo, mi sembra una cosa abbastanza decente, un uso per il popolo di qualcosa che era di poche persone, di pochi, nella fattispecie di uno solo, quel tale Felicetto Maniero. A me piacerebbe che anche i vari luoghi che sono stati sequestrati o che verranno sequestrati, anche qui in Friuli, perché qui in Friuli è una pentola a pressione, io la vedo come una pentola a pressione, prima o poi qui scoppia qualcosa di grosso, avremo anche qui una serie di sequestri, e vorrei che questi beni che verranno sequestrati, perché ormai è matematico, come ho letto su un cartello, non ricordo dove, la mafia non si vede ma noi la vediamo benissimo, purtroppo ci saranno questi sequestri anche qui in Friuli, qualche sequestro abbiamo già avuto, e vorrei pure io che questi beni fossero dati veramente a chi ne ha bisogno, a chi ne ha possibilità di utilizzo. Speriamo, che questo possa avvenire, infatti, Andrea. Speriamo che il nuovo corso, che secondo me è iniziato appunto con questa proposta di osservatorio antimafia, dia questa possibilità anche a noi friulani, ecco. Beh, ricordiamo agli ascoltatori che la diretta streaming della conferenza che si terrà a Palermo il 21 maggio a partire dalle 17 verrà trasmessa da Radio Saiuz, quindi sintonizzatevi anche qualche minuto prima, di modo che possiate seguirla se naturalmente non avrete la possibilità di essere fisicamente presenti. Bene, appuntamenti, salutiamo e ringraziamo Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Grazie Aaron e buon lavoro come sempre. Arrivederci Aaron. A voi. Salutiamo l'attivo Andrea Dozzo, portavoce delle Leggende Rosse per il Friuli Venezia Giulia. Ciao Andrea, grazie. Ciao Andrea. E ciao ragazzi, grazie. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno, ringraziandolo sempre della sua preziosissima assistenza tecnica. Grazie. Ciao Rosario. Mi hai preso in contropiede stasera. Che stavi combinando? No, niente. Stavo per tossire. No. No, un caro saluto a tutto il condominio. Andrea, ciao, una buonasera anche a te. Aaron, un abbraccio anche a te e a tutti quanti, buonasera a tutti quanti voi. I nostri amici del condominio, come dico, di Radio Saiuz. Questa streaming, questa registrazione, questa diretta di questa sera verrà come spazio aperto, già la troveranno da domani pomeriggio su YouTube per chi volesse riascoltarsela. Con questo è tutto e salutiamo l'assistente alla regia Ugo. Okay. Non vediamo più, ma abbiamo... No, non lo vedete, ma c'è. Ugo. Ugo. Bene. Bene. Allora, ringraziamo di nuovo ragazzi. Grazie Andrea, ringraziamo i nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 18.30 per Spazio Aperto e alle 22 per Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e buonanotte. Arrivederci, ciao Aaron. Arrivederci, ciao di nuovo. Ciao Andrea. Ciao, buonanotte.